tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui insieme a Toda, presentati. Ciao ragazzi, sono Toda e sono più famoso di Fede. Lo so, mi ha superato ultimamente di iscritti e mi sento triste. Va bene, la vita è così. È dura. Lo so. Ma a parte questo, oggi siamo qui insieme al fantomatico ragazzo youtuber per testare i deck delle divinità egizie. Io ho Obelisk, lui è Slifer. Abbiamo già fatto una partita sul suo canale. Ovviamente non ve la spoileriamo, però trovate il link qua sotto in descrizione. E per tutto questo ovviamente ringraziamo MS20 per i mazzi. Basta. Ti ho fornito questi fantastici mazzi, che dire. Semplicemente questo, sono fighissimi. Lo so. Poi puoi mettere Slifer Ultra. No, vabbè, pure Obelisk. Guarda che figata. Ci sta, ci sta. Sono d'accordo, sono figli entrambi, oggettivo. E va bene, Toda, dai, considerando gli ultimi risultati, puoi scegliere te se iniziare o meno. Considerando che sei una persona ospitale, mi fai decidere. Va bene, parto io, vado io. Beh, primo, sì. Dai. E vediamo se Slifer questa volta esce. Smazziamo a metà. Ah, ok. Smazziamo a metà, va bene? Sì. Vai, vado io. Mi aspetto uno Slifer, Ora vedrai che cosa ti combino. Vai. Allora, partirei molto molto soft in realtà. Sì. Con un normal breaker. Sì. Aspetto, metto segnalino. È un 1009. Mm-hmm. Setto... Setto 1. Puoi andare. Allora, pesco. Io nel dubbio. Setto 1 e passo. Ok, bro. Stand by main. Sì. Ti direi un bellissimo normal Viverna Clock. Sì. Aspetto. Genero un token con 0 d'attacco e 0 di difesa. Sì. Metto in difesa, ovviamente. Entrerei in battle. Ok. Picchio 1008. Sì. C'ha 1008. Effetto. Vabbè. Sì, va bene. Evoco l'agile Momonga in difesa. Va bene. Mm-hmm. Allora picchio 1009 sempre sullo stesso. Sullo stesso, ok. Poi pure. Anzi, setto 1, vai. Ok, pesco. Setto. E vai. C'è una meccanica molto più aggressiva. Io devo strutturare bene il terreno. Prima di poter vincere. Devi strutturare, va bene, va bene. Lo accetto, lo accetto. Sono come un muratore. L'agile è quello... L'agile coperto cosa fa? Porta 2 da mazzo se viene distrutto in battaglia. Sì, e guadagni 1000 life points. Giusto. E tu guadagni 1000 life points. Va benissimo. Ok, allora facciamo così, ti copio la tattica. No, scherzo. Allora, ti direi... Tributo 3 slicer e tipo... Sarebbe fortissimo adesso. Setto 1 in posizione di difesa. Sì. Entrare in battle. Ok. 1008 su quello centrale. Questo? Sì. Ok. Agile castoro, va bene. Mm-hmm. L'altro porta 2 da mazzo se viene distrutto in battaglia, giusto? Sì. Allora te lo puoi tenere, vai pure. Pesco. Questo mi fa Obelisk poi. Spolverino. Aia. Di nuovo. Male, male. Libro della luna, entrambi. Dai. Non devo più settare con te. Vabbè, spolverino ce n'è uno, Che vedi la, mono spolverino. E... Vai, setta che c'ho breve. Setto 2. Bravo, mi piace. Passi. Sì. Drop. Stand by mail. Più forte spolverino di breaker. Ciao miseria. Volevo tentare fatelo sparare sulla carta sbagliata. Ah. Vuoi attivare in catena calice su breaker per pomparmelo? Sì, grazie, mancava solo questa. Va, quello evoca però. Quello evoca. È un bel problema. Evoca 2 da mazzo. Fino a 2 da mazzo, sì. Giusto? Mm-hmm. Vabbè, ma non è un gran problema. Scopro fantasma espiatorio. Genero un token per l'effetto scoperta. Ok. Va bene? Sì. Tributo i 2 token. Per evocare specialmente Volcano Recode per il suo effetto. Sì. Entrare in battle. Ok. Mi ricordi quanto è in difesa il mostro? Il mostro ha 100. 100? Allora picchio 1008. Ok, guadagno 1000.
Evoco gli altri due. Sì, picchio anche gli altri sì. due, vai a 11.000 life points. Ok. Vai pure. Ok, pesco. Sì, allora, attivo Giara dell'Avarizia. Che forte. I 5 mostri al cini? Sì. Che forte. Confido in un miracolo e di beccare la Confido carta giusta. In un doppio top deck pazzesco. Sì. C'è la possibilità di pescare... No, puoi pescare due carte. Me ne ricordavo una. Eh sì. E due Giara dell'Avarizia. Può succedere qualsiasi cosa. 7-1. Io quanto sto? 11.000? Sì, e io 8. E vai. Draw. Attiverei avanzata delle carte. Sì. Va bene. Prima 5. Brutta. Entrare in battle. Sì. Picchio 1008. 1008. Criceto. Ma basta. Te l'ho ripescato. Picchio 1009. Aspetta. Ah già, partito. Ah. Picchio 1009. Ok, sono sempre di lui. Ok. È un meno quello. Se genera altri due. Sì. Vabbè, vai pure. Non me lo attacchi? No. Pesco. Il mostro tuo più forte quanto c'ha? 2002. Ok. Sì. Evoco l'agile castoro. Doppia evocazione. Forte. No, aspetta, fammi... Sì. Sì, sì, lo faccio. Tributo e tributo. Anche se mi gioco l'agile. Meno male. Beh, vediamo. Attacco quello da 2002. Perfetto. Genero okay. due token. Sì. 500 attacco, 500 difesa. Ok. Perdi 50, Ricordiamo, segniamo. Ergo quei bei 50 LP, vado a 7950. Posso andare? 7-1. Vai. Draw. Stand by main. Sì. Tributo fantasma espiatorio. Sì. Per evocare Breaker, l'oscuro guerriero magico. Quanto c'è? Quando viene evocato tramite tributo si metto due segnalini. Sì. Quando viene evocato normalmente. E prende 400 per ogni segnalino. Diventa un 2400. Ostia. È un problema. Entrerei in battle. Sposto l'oro di un attacco. Entrerei in battle. Va bene. Picchio 2004. Sì, per 250. 250. Quindi vai a 7008 e attacco con tutti gli altri, se non è un problema. Sì, prendo tutto. Sono 1000, 29, 4 e 7, più 150, giusto? 4, sì. 8 e 50 e 11.000, rimani a 6, 2, 6, 150. Giusto? Sì. 4, 8 e 50, grazie. Vai pure. Pesco. Allora. Vai pure. Attivo, incrocio di anime. Vabbè. Diciamo, becca la carta. Vabbè. Vabbè. Allora, secondo me se ne va il Breaker, tutte e due, e l'altro mostro in attacco. Non avevo alcun dubbio. Sì. Ed evoco l'Obelisk. Quanto è rotta quella carta? No. Quanto è rotta? Tributa 3 dell'Oppo per evocare Obelisk, va bene. Sì. Guarda che attualmente, considerando che tutto combo nel meta, sarebbe OP una roba del genere. Sì, è l'unica cosa che è negabile, mi sembra. O non puoi attivare carte di risposta, non mi ricordo. No, non posso attivare altre carte in questo momento. Vabbè, turno. Attacco. Ah, ok, vabbè, comunque fai. Attacco... Attacchi di token. Sì. Prendo 3.500. Ero a 7.950, giusto? Sì. Prendo solo 50? Sì, sì. Prendo 3.500, vado a 4, 4.50. Posso andare? Sì. Drop. Stand by main. 7-1. Posto in difesa. Vai pure. Allora. Roda sulla difensiva. Quante carte hai in mano? Due. Ok. E...
Allora, provo a giocarmela al tutto per tutto. Attacco. In battle? Sì. Guarda, Book of Moon targhetta quindi non farebbe nulla, però io ho Mirror Vabbè, ci ho sperato. Let's go! Ci ho sperato. E tanto spolverino l'avevo usato, non potevo fare altro. Il problema è che ho ancora tanti life points, tu, io un mostro da 500, Vabbè, valgo tese. dai, vai. Passi? Sì. Bro? Stand by main? Attivo avanzata delle carte. Sì. C'hai 60.000 carte in mano. Mi aspetto. Così. Ne ho una. Ah, ok. Quelle erano le 5 che devo scegliere l'ordine. Attivo one time pass codice. Sì? Ma Genera un token 2000 d'attacco, 2000 di difesa. Fortissimo. serio? Sposto in attacco l'altro token, entro in battle, picchio 2005 con entrambi. Rimani Va bene. a 3650. Io sono a 4450. Attenzione ai botti, vai pure. Vediamo se top decca bene. Allora, setto 1 e vai. Due carte in mano, giusto? Sì. Draw. Stand by main. Sì. Va Battle. bene. Sono altri 2005. Sì. Rimani a 1150. Ok. Vai pure. Vediamo se fa il top deck miracoloso e si salva. Pesco. Allora, ragazzi, mi sono appena accorto che one time pass codice evoca in difesa. Quindi Fede, cappello di paglia, ha subito 2000 in meno perché lui primo turno era in death e poi lo spostava in attacco turno dopo. Vabbè, Quindi tanto. ancora 3150 rimanenti. Tanto non potevo fare niente. Allora, ho pescato. Sì. Vai. Drop. Stand by main. Battle. Sì. Altri 2005. Sì. Rimani a 650. Vai pure. Sì. Ok, pesco. Si gioca a top. Si gioca a top qua. Niente. Passo. Stand by main. Ti attivo un'avanzata delle carte, non sia mai. Per Dici per sicurezza, nel dubbio. sicurezza. Questa best card si mette in cima. Questa seconda, via. Entrare in battle. Sì. Picchio 2000. Sì, vinto. It's enough. Riprendi? Sì. La forza riflessa miracolosa. Lo so, c'avevo questa, aspettavo il terzo mostro, o che io ne beccassi uno, perché c'avevo anche l'obelisk in mano, e niente, vabbè. Mi è andata bene, quindi a pescare male in sostanza. Sì, penso che. Perché se no l'hai perso. Abbastanza. Buono così. Buono così. E va bene, ragazzi, non è andata. Vabbè, non si può sempre vincere. Diamo spazio Diciamo che anche. forza riflessa è stata miracolosa. Sì. Diamo spazio anche al resto della community di poter dimostrare le proprie capacità. Ovviamente, ragazzi, vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione potete trovare il video che abbiamo fatto sul canale di Toda e tutti i miei social, ovviamente. Quindi, ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti!